Buonasera a tutti, grazie per aver accolto l'invito e per la presentazione dell'ultimo lavoro, l'ultimo importante lavoro di Gian Benito per un nuovo libro. Per discutere abbiamo con noi Umberto Eco, Giulio Giorello, Fulvio Papi, Fabio Minazzi che ha curato e tradotto il libro e ovviamente l'autore Gian Benito. Per cominciare a entrare nel merito della discussione diamo subito la parola al professor Umberto Eco. Prego. Di corsa, perché siamo tanti e non abbiamo più di un quarto d'ora ciascuno. E in un quarto d'ora non si riassume né si giudica un libro di tale complessità. Complessità dovuta al background dell'autore, che è un matematico, un epistemologo, seguace della morfologia di René Thom, ma al tempo stesso un filosofo e poi un semiotico. E di questa multipla capacità nell'affrontare alcuni problemi dava già prova nella sua tesi di dottorato per un schematismo della struttura alla quale ho avuto l'avventura di assistere. E quindi è da tempo che Petitot lavora su questi diversi fronti. Quale può essere l'interesse di questo libro? Da un lato può essere un interesse minore solo per alcuni specialisti, ma un'attenzione inattesa dedicata alla filosofia italiana, specie degli anni prima della guerra e poi 50-60, diciamo da Banfi a Preti, Geymonat, mossa molto rara da parte di uno studioso francese. Dall'altro questo richiamo un nuovo illuminismo. Vedevo su internet, si diceva, guarda, proprio il libro esce mentre è stato accusato di bieco illuminismo la sentenza del TAR che escludeva dagli scrutini il professore di religione. Per cui l'illuminismo veniva di nuovo vissuto come un tempo, una cosa un poco atea, vagamente massonica, rivoluzionaria, ghigliottinante, eccetera, eccetera. Tutto questo naturalmente è assente dall'illuminismo che propone Petitot, e definire bieco l'illuminismo, si scriveva su internet, è paradossale, perché il pensiero dei lumi è tutto fuorché un atteggiamento intransigente. Ma questo appello all'illuminismo secondo me esaurisce solo un aspetto del libro di Petitot, che può essere addirittura quello che può irritare maggiormente il pubblico, il lettore filosofo, quando per esempio a pagina 79 fa un attacco abbastanza violento a tutti gli approcci meramente filosofici, praticamente rivendicando solo al pensiero scientifico l'unica manifestazione di razionalità possibile, e quindi un suo richiamo a una nuova Aufklärung, eccetera, eccetera. Addirittura legando il suo nuovo illuminismo a una certa idea di democrazia, cioè cercando una fondazione epistemica della democrazia. Ma questo secondo me è uno degli aspetti del libro. Certamente, come vedremo, Petitot è una persona che crede che il mondo esista, ce ne sono molte ancora in giro, e che abbia alcune linee di tendenza e alcune leggi, e che la conoscenza possa parlare di queste cose. Quindi c'ha il suo illuminismo è un richiamo forte e violento al realismo in un'epoca in cui circolano i pensieri deboli. Petitot si vuole l'araldo ovviamente di un pensiero forte, certe volte esageratamente forte, oserei dire forzuto. Però questo illuminismo è un
un illuminismo che arruola immediatamente contro molti cliché esistenti tra i suoi massimi rappresentanti Kant, che non è il padre dell'idealismo successivo, ma è il massimo coronamento di un pensiero illuminista. Quindi che metti tu, è kantiano? No, non è kantiano, cioè è kantiano ma non è kantologo. In un mio scritto dove polemizzavo con un mio studente che mi diceva che aveva usato delle idee di Peirce che Peirce non avrebbe usato così, e dico: guardate che esistono i marxiani, esistono i marxologi, esistono i tomisti, esistono i tomologi. Marxologi, etomologi e kantologi devono lavorare per dire esattamente cosa ha detto Kant o Marx o San Tommaso nella sua opera. Marxiani, tomisti e kantiani invece viaggiano sull'impulso di alcune idee di un autore, ma non ritengono che le idee di un autore siano rinchiuse all'interno di un sistema e debbano dipendere da uno stile filosofico. Cioè trattano, e qui Petitot lo dice talora esplicitamente, le idee filosofiche come i dati scientifici, cioè il fatto che un dato scienziato abbia scoperto una faccenda può essere preso, prelevato da tutti gli altri scienziati, immesso nel patrimonio comune della ricerca e fatto fruttare indipendentemente da quello che nel contesto quello scienziato voleva. Può essere che tutto il resto che ho detto fosse sbagliato, quell'idea però viene a far parte di quello che per forza sarebbe stato il cammino della comunità. Ecco, il modo in cui Petitot tratta Kant è questo. Il kantismo di Petitot consiste nel pensare a una nozione trascendentale della conoscenza, una funzione trascendentale della conoscenza, per cui il noumeno, rimanendo inconoscibile, c'è una costituzione dell'oggetto che parte dal fenomeno fasciato e organizzato, per così dire, dall'apparato categoriale. Con questo saremo ancora al Kant tradizionale. Ma, e qui più che altro è un problema che voglio porre a Petitot con una domanda. Visto che Kant credeva all'esistenza della realtà e non fosse creata dall'atto di conoscenza, e quindi non è stato il padre dell'idealismo, è stato probabilmente tradito dall'idealismo e incompreso da tutto il pensiero tradizionale, per esempio il veleno kantiano di padre Mattiussi, ma sino agli ultimi scritti di Ratzinger, c'è cioè questo relativismo, idealismo, cioè tutto nasce dal veleno kantiano. Visto che Kant credeva nell'esistenza della realtà e non pensava che fosse creata dall'atto di conoscenza, come avviene che l'apparato trascendentale può rendere conto della realtà e concorre a dominarla e a modificarla, secondo le modalità di un razionalismo forte? Ci sono solo due soluzioni. Una, ordo et connexio rerum, idem est, accordo et connexio idearum. E vorrei che Jean mi dicesse: c'è uno spinosismo di fondo che regge un pensiero di trascendentale. L'altra, l'aveva detto Peirce, a poco la nostra mente, a furia di avere a che fare col mondo, dalla Venere africana in avanti, si adatta al mondo. Così come i coniugi alla fine di un matrimonio hanno la stessa faccia, così come tutti i preti hanno la faccia da prete, ma perché sono vissuti in seminario e si sono adattati, così come tutti i comunisti che avevano fatto le frattocchie avevano la voce, la sintassi, il ritmo dell'eloquio del comunista delle frattocchie, perché erano vissuti insieme, così la mente umana si abitua a muoversi così come funziona il mondo. Ma questo implica due cose, e su un appetito è chiaro, anzi, ha la bontà di usare una mia metafora, analizzando il mio canto e l'ornitorinco: esiste uno zoccolo duro dell'essere, cioè indipendentemente dal nostro apparato trascendentale, cioè il nostro apparato trascendentale non lavora su un continuum amorfo
ma ne scopre delle linee di tendenza preesistenti. Salvo che nel testo di Serisi, che tu qui citi, non parli di apparato trascendentale, ma di linguaggio. Salvo che a questo punto mi pare che il linguaggio svolga appunto la funzione di un apparato trascendentale. Perché tu dici, se per uno jesuleuismo mal compreso c'è un continuo amorfo e solo il linguaggio gli dà una forma definita, che sarebbe quello che fa l'apparato trascendentale sulla realtà, allora avremmo un, come si esprime, avremmo un, insomma, praticamente veramente saremmo in pieno idealismo, sia semiotico che conoscitivo. Il linguaggio invece a tal punto lavora su nervature preesistenti del continuum che quasi si potrebbe dire che non è il linguaggio a fondare la percezione, ma la percezione a fondare il linguaggio. A un certo punto lo dici. Questo vuol dire però che quindi l'apparato trascendentale non è dato una volta per tutte, ma è storico e si trasforma continuamente man mano che la conoscenza cresce. Se uno legge in fretta, questo Petitot non lo dice mai veramente chiare lettere, però a un certo punto lo lascia capire molto bene a pagina 95, dove dice che bisogna supporre in un'ottica evoluzionistica e naturalistica che la conoscenza è un fatto evolutivo di adattamento cognitivo alla realtà esterna, per cui si deve proporre una storicizzazione della dottrina trascendentale, o come quando dice a pagina 307 e 308 come storicizzare Kant senza deridianizzarlo. Io credo che Kant di questo abbia sempre avuto sospetto, non nella prima critica, ma almeno a partire dalla terza e poi nell'opus postum. Ma forse avrei preferito da Petitot una più decisa trattazione di questa storicizzazione del trascendentale. Un altro motivo di interesse di questo libro, almeno per me, da parte di un matematico che sa la logica matematica come le tabelline, eccetera, è la polemica contro la filosofia analitica e l'uso della logica formale come organo di conoscenza. Per cui la logica formale non è organo di conoscenza, ma canone, cioè un sistema di controllo negativo che ti dice quando il tuo ragionamento ha dei vizi sintattici. La logica ti dice se P allora Q, ma P dunque Q è giusto, mentre se P allora Q, ma Q e allora P è sbagliato, ma non ti dice purtroppo cosa sono P e Q. Mentre per Petitot il problema della conoscenza, il problema filosofico, e anche poter dire cosa sono P e Q, e a questo serve poi tutto l'apparato, lo spiritismo trascendentale, eccetera, eccetera, sul quale Petitot si diffonde. E quindi la sua critica a gran parte della filosofia contemporanea è che si sostituisce un sapere sul linguaggio al sapere degli oggetti accessibili tramite quel linguaggio, detto appunto da un matematico che sembra voler privilegiare certi apparati informatici. Questo è un gesto piuttosto polemico e forte, ovviamente è il rifiuto del convenzionalismo, ed è un attacco alla dottrina causale del riferimento, che a un anticristiano come me è miele per le mie orecchie, e mi piacerebbe toccare questo argomento laddove Petitot affronta il problema di un platonismo trascendentale. Non ce la faccio, non ho strumenti adatti per seguire Petitot su questa strada. Cioè, il problema del platonismo è se c'è un modo di realtà degli oggetti matematici per me. E se invece è trascendentale, qual è questo modo di realtà? Io mi sono posto recentemente il problema, ma per tutt'altri motivi, non per dirmi quale modo di realtà dell'angolo retto, ma il modo di realtà di un personaggio narrativo diventato proverbiale come Cappuccetto Rosso e viaggiante nell'universo
della cultura, inducendo gente che si uccide, si uccide perverta. Qual è il modo di realtà diversa? Quindi ecco, per dire quanto mi appassionerebbe approfondire la storia del platonismo trascendentale, ma non mi trovo preparato. Quindi non mi rimane che concludere dicendo che ho semplicemente nucleato i temi che mi hanno attirato, non mi hanno lasciati cadere altro. Voglio ricordare che appunto qui c'è il nuovo illuminismo, vuole proporre non un pensiero debole, ma un pensiero forte, e credo che anche su questa strada dovranno intervenire anche gli altri miei colleghi. Io ho fatto meno di un quarto d'ora. Ciao. Grazie professor Roberto Ecco. Giulio Giorello. Buonasera intanto. Per me è un grande piacere essere qui, visto che ormai sono anni o decenni che si incrocia la mia strada con quella di Gian Benito, fin dai tempi che lavoravamo insieme all'enciclopedia pubblicata da Einaudi e diretta dal Museo Romano, dove Gian Benito scrisse due voci bellissime. Una si chiama Locale e Globale, e non era soltanto il far vedere come il gusto locale e quello globale interagiscono l'uno con l'altro nella matematica, aveva una potente pregnanza queste due categorie, ma era anche un modo di vedere la cultura, era l'immagine dell'enciclopedia stessa. E l'altra voce si chiamava Centrato Accentrato, dove i sistemi accentrati erano quei sistemi che non hanno bisogno di una pianificazione da un centro definito per poter avere nuove forme emergenti e incrementare il cambiamento. Questo era un punto molto importante, e direi che questo problema della libertà di cambiare, che poi, come scriveva il mio maestro e amico Ludovico Gémonat, è l'essenza di ogni libertà, il principio, il nucleo di ogni libertà. Ecco, questa idea della libertà di cambiare ha costituito il filo rosso di Jean Petitot, direi anche nei suoi bellissimi lavori scientifici. Quindi uno, Physique du Sens, che ho pubblicato qualche anno fa, dove Jean Petitot fa vedere proprio come è importante una teoria del cambiamento delle forme, una morfodinamica, direbbe un matematico, che spazia, naturalmente non dimenticando le differenze specifiche dei contesti, dai cambiamenti di forma in fisica, che sono i cambiamenti di stato, per esempio, in fisica, fino ai grandi cambiamenti formali, persino nelle arti figurative. Io vado a toccare argomenti che forse sono più familiari a Umberto Eco che a me. Ma ci ha fatto una bella serie di lezioni a Bologna. Molto ben fatto. Quindi questo è un grande programma. E Jean Petitot in particolare aveva preso quelle tematiche che riportano i cambiamenti formali nelle scienze umane, che sono cambiamenti macro che noi constatiamo nell'esperienza quotidiana, ai cambiamenti micro più sottili, che sono invece studiati dalla rinascita, direi, degli ultimi 20-30 anni degli approcci neurofisiologici. E questo è un altro grande momento di legame tra le scienze che una volta si dicevano pure e le scienze invece umane. E questo è appunto un programma di estremo interesse, come potrei dire, che da una parte lega le scienze cognitive e dall'altra parte lega la fenomenologia di Husserl, no? Per le due temi che a Petitot sono molto cari. Quindi un grande programma però che Petitot vede nella sua dimensione umanistica e illuministica, e questa credo sia una delle ragioni anche dell'interesse di Jean Petitot per tutta una tradizione italiana che è stata un po' dimenticata, che è stata messa tra parentesi perché alcuni libri sono stati messi sugli scaffali e altri sono stati un po' nascosti. Ci sono tre punti con cui mi piacerebbe stimolare Jean Petitot a una discussione. Comincio con il primo, dove credo che saremo d'accordo.
Jean Petitot a un certo punto dice, citando alcuni matematici, che l'attacco contro la matematica, che spesso viene condotto dai filosofi o da certi filosofi, è un attacco contro la razionalità, un attacco contro la ragione. Quindi non sto pensando soltanto a attacchi illustri alla matematica, come quello della prefazione alla fenomenologia dello spirito di Hegel, che sono sempre attacchi rispettati, ma penso a cose un po' più volgari. La matematica riflette soltanto coazione e gerarchia, come scrivevano Horkheimer e Adorno in un passo della loro dialettica dell'illuminismo, no? Cito questi due pensatori perché mi pare che tra l'altro piacciono molto a Benedetto XVI, che li cita anche in una sua, non la più recente, ma in un'altra sua incita. E davvero la matematica riflette coazione e gerarchia? Il buon vecchio Vailati sosteneva, positivista e pragmatista soprattutto, italiano, logico, matematico, sosteneva il contrario. Sosteneva invece che la matematica dà il senso di un'esperienza democratica, dà un'esperienza di libertà, di libera costruzione. E quindi il primo punto su cui mi piacerebbe interrogare Jean Petitot è questo aspetto razionale e libertario della matematica. Secondo punto, l'ha già toccato prima di me Umberto Eco. Jean Petitot usa Kant come continuo riferimento. Ora, come Eco diceva prima, siccome non siamo qui a costruire le edizioni critiche, ma è un altro il nostro tipo di lavoro, uno poi sceglie anche i riferimenti che meglio preferisce. A me non dispiace la nozza, devo dire sinceramente, ecco, e non mi dispiace proprio un approccio neospinoziano, come quello per esempio che in certi contesti, proprio legandosi alla neurofisiologia, ha fatto Damasio in un bel libro che si intitola non a caso La scoperta di Spinoza. E quindi mi piacerebbe che Jean approfondisse la tematica spinoziana, che è una tematica secondo me di grande interesse anche per le sue ricadute politiche. In tempi come questi, qui in Italia, sarebbe bene per esempio ricordare il capitolo 20, quello finale del Trattato Teologico-Politico. Non è che la libertà dei cittadini sono al servizio dello Stato, è lo Stato che è al servizio della libertà dei cittadini. E se lo Stato non fa questo servizio lo si cambia, anche con metodi che Spinoza avrebbe definito rapide species. Ecco, questo è il secondo punto. Ultimo punto che mi tocca profondamente perché tocca un tema che a me piace molto, il tema della ripresa di un pensiero liberale anche nel nostro paese, riguarda appunto un po' l'approccio che Jean pone nei confronti di alcune tendenze antiliberali che a mio avviso sono un po' il corrispondente in campo politico delle tendenze antimatematiche di cui parlavamo prima. Per esempio le tendenze cosiddette comunitarie, per cui, per dirla brutalmente, e so benissimo che semplifico, l'individuo viene dopo, la relazione o la comunità. Mi è capitato di leggere qualche giorno fa un vescovo che se la prendeva col povero Giovanni Sartori, reo di aver sostenuto che nel testamento biologico uno decide come gli pare, dicendo che quella non era vera la libertà, ma era, guarda caso, libertinismo, addirittura, no? E che esiste... C'è la forma secentesca dell'illuminismo. C'è la forma secentesca dell'illuminismo. Era la libertinismo. E che invece bisognava sostituire con la relazione con gli altri, orizzontale, e naturalmente non c'è solo questa, c'è anche la relazione con l'altro. Dopodiché, quando uno è ingabbiato in questo tipo di relazioni con gli altri e con l'altro, sicuramente di libertà personale ne resta pochina, insomma, ne resta molto poco. Mi è piaciuto trovare, sarà che io sono uno scientista, non lo so, ma in un Jean Petitot, battute come queste, pagina 196, tentare di rispondere ai problemi delle attuali società avanzate con strumenti che siano diversi da quelli scientifici. Per esempio, tentare di rispondere a questi problemi attraverso tesi comunitarie è tanto irresponsabile quanto lo fu in passato rispondere alle epidemie con processioni religiose. Allora mi piacerebbe che appunto su questa tematica
e questo è il punto finale, del liberalismo e dell'individualismo, Jean Petitot ritornasse su questo punto. Posso aggiungere in finire, pagina 349, un piccolo aspetto di dissenso, che non so se però dipende dalla fonte che Petitot usa oppure dalla mia lettura. Petitot ha fatto un'analisi, come diceva prima Eco, molto giustamente, estremamente fine e accurata di grandi tendenze del pensiero italiano. Queste pagine a cui mi riferisco sono legate alla rivoluzione liberale di Gobetti. Però ad un certo punto Petitot ci dice che il liberalismo non va confuso con una rivendicazione individualistica libertaria. Personalmente avendo qualche simpatia per gli individualisti libertari, mi domando, ma quando gli individualisti libertari sono messi sotto accusa, quando vengono insultati da capi di Stato estero, per esempio la città del Vaticano, o da qualche nostro adesso ex presidente del Senato, ma l'elenco potrebbe essere lungo, ecco, quando, cosa fa il liberale? Sta dalla parte dell'individualista libertario e delle sue rivendicazioni o no? Perché io credo che se viene attaccato l'individualismo libertario, anche il liberalismo alla fin fine rischia di trovarsi molto male. Questo è un paese in cui tutti adesso si dichiarano non liberali, io continuo a preferire il termine libertario, anche se so che è un termine ambiguo, ma non penso ai libertari americani, alla Milton Friedman e alla scuola di Nozick, penso a quel bel vecchio libertarismo di Stuart Mill, di Harriet Taylor, di Piotr Popkin, e anche di alcuni dei grandi anarchici spagnoli. Vi ringrazio della pazienza, spero di essere rimasto nel tempo che possiamo. Grazie professorello Fabio Minazzi. Buonasera a tutti. Essendo stato coinvolto nella cura di questo libro, io penso di non poter dire nulla sul libro. Desidero però dare un'informazione, una notizia che può aiutare a spiegare un po' il percorso che mi ha portato questa formula di cui appunto non posso che ringraziare Petitot a curare questo libro. Dante diceva basta nel tempo e l'uomo se ne avvede, ma in realtà col tasso potremmo rispondere che per volgere Dante e cambiare di pelo ce ne avvediamo. Io ho avuto l'avventura di iniziare i miei studi nella seconda metà degli anni 70 qui a Milano, e allora quella tradizione a cui faceva riferimento prima professor Giovello, cioè di un razionalismo critico italiano che è stato messo fuori scaffale, è stato un po' dimenticato, mi ha invece interessato in primo luogo perché ho avuto la fortuna di lavorare con due dioscoli, i miei due dioscoli dell'Università di Milano, che avevano proprio lavorato, erano stati esponenti di questa tradizione. Ho detto seconda metà degli anni 70, nel 76 Mario Del Fra pubblica i due volumi dei saggi filosofici di Giulio Primo, opera che allora, appunto nella seconda metà degli anni 70, è caduta un po' nel vuoto. Però leggendo appunto questi saggi quasi geometrici di Preti, si entrava inevitabilmente in tensione con quello che era allora la tradizione di un altro razionalismo critico, che a livello europeo, non solo europeo, era molto diffuso, ed appunto quello che complessivamente potremmo dire la tradizione del post-neopositivismo, come è stata chiamata. E questa era una chiave d'accesso di grande interesse. L'altro mio dioscuro, che era appunto il già nominato Ludovico Gemonà, mi disse una volta un rilievo che mi colpì, perché lui che aveva conosciuto i maestri viennesi, che aveva avuto la possibilità di frequentare intellettuali come Enrico e Speano, e quindi una serie straordinaria di intellettuali e filosofi, parlando di Preti in un seminario in statale, disse: è l'uomo più intelligente che abbia mai incontrato. Bene, nella seconda metà degli anni 70, Del Fra e Gemonà continuavano questa tradizione del razionalismo critico, e poi ebbi modo, io ho conosciuto di persona Petitot nell'ottobre
1985, nel contesto di un grande congresso internazionale che avevo organizzato a Varese, e appunto ho trovato in Petitot un autore che dalla cultura propria, quindi quella di uno specialista, di un matematico, guardava un autore come Preti. Allora io vorrei solo dare due indicazioni del perché questa tradizione è interessante. E il primo, se dovessi dare un titolo a questo intervento, direi un titolo molto semplice: problemi e problematismo. Per la tradizione, diciamo così, post-neopositivista, il termine stesso di problematicismo, che è legato alla tradizione del razionalismo critico, e qui alla Casa della Cultura non ho bisogno di ricordare il nome di Antonio Banfi e i suoi principi nella teoria della ragione del 26, che appunto sono il monumento di questa tradizione, ecco, questo termine, problematicismo, non aveva alcun significato. Non c'era problematicismo, c'erano solo i problemi. Non esiste un problematicismo. Sembra una questione terminologica, dietro vi è una questione concettuale. E la questione concettuale, che appunto nel contributo del razionalismo critico italiano era focalizzata con molta precisione, era che bisognava essere in grado di recuperare la dimensione concettuale della conoscenza scientifica. La dimensione concettuale era strettamente legata appunto a quell'impostazione trascendentale che veniva da Kant. Kant ha l'idea molto precisa, al di là del suo sistema, adesso non mi interessa richiamare, ma ha l'idea molto precisa che la razionalità umana ha due volti che sono strettamente connessi. C'è il volto del Verstand, quello analitico, quello costruttivo, quello dell'intelletto, ma c'è contemporaneamente il volto del Vernunft, della ragione, dell'aspirazione, per dirla con Kant, per l'aspirazione alla totalità delle condizioni per il singolo condizionato. E questo nesso tra i due volti della razionalità non è, anche in Kant, un nesso non fecondo. Perché tutti voi ricorderete un magnifico saggio di Kant in cui lui lega l'interrogazione sui limiti della conoscenza con l'interrogazione sul dovere morale e, in terzo luogo, con ciò che c'è lecito sperare. In Kant c'è un meccanismo che fa sì che conoscenza, morale e scatologia sono strettamente intrecciati. Vogliamo tradurlo in termini storici, vuol dire il meccanismo della modernità, il meccanismo per cui l'incremento della conoscenza non può non essere incremento della libertà. Perché? Perché ci rende più liberi e quindi più responsabili. E dall'altro lato, l'incremento della libertà, come dimostra la storia del pensiero scientifico, è momento irrinunciabile per l'approfondimento delle conoscenze. Ogni volta che questo meccanismo è stato spezzato, che si è cercato di bloccare la libertà, di bloccare la conoscenza, sono nate le tragedie che noi ben conosciamo, da Galileo in poi. Ora, questo aspetto voleva dire che il razionalismo critico italiano, con Banfi, con Preti, con Gémonat, messo bene in evidenza, voleva dire cogliere in primo luogo la dimensione stratificata della razionalità. Ma non c'era solo questo. Un secondo elemento che io ho trovato veramente fecondo era che in questi autori si percepiva la tensione che esiste sempre tra la conoscenza e la dimensione della storia, non intesa la storia in senso estrinseco, la storia della scienza come narrazioni di quello che è successo, ma in senso profondo, intrinseco, perché il razionalismo critico italiano ha il merito a livello europeo e internazionale di aver posto il problema della storicizzazione della verità. Poteva essere detto in vari modi questo. Preti parlava di un'epistemologia storica, Gémonat parlava di una verità relativa, e quindi una verità che doveva mettersi in tensione tra l'oggettività e il suo dinamismo interno. Sono stati questi due elementi che mi hanno indotto, a partire dalla seconda metà degli anni 70, ad approfondire questa tradizione. Forse nelle scelte anche di studio c'è un demone nascosto che noi non conosciamo. Io ho letto i testi di Preti, grazie a questo volume del Bra, che raccoglieva i saggi, e Preti è diventato un mio compagno di riflessione. Non ho avuto la possibilità di conoscerlo, che è morto nel luglio del 72, ma c'è un destino quasi tragico in questa figura.
ricordo una testimonianza che Eco ha fatto proprio sul suo incontro con Preti in un volume monografico dedicato a Ferruccio Rossi Lanti, è uscito in una piccola rivista che adesso ho l'onore di dirigere, il Protagono, e ricordava appunto come la riflessione sul linguaggio di Preti fosse legato a questa difesa di una razionalità più ricca, più stratificata, trascendentale. Ebbene, Preti muore nel luglio del 72, rimane, qui sembra una tragedia, in Tunisia, nell'isola di Iocofasi e Gerba, rimane per più di un anno non sepolto. Pensate, siamo nel cuore del Mediterraneo, quasi, vi ricordate delle tragedie greche, cosa voleva dire? Il seppellire il corpo, rimane non seppellito. E io per una vicenda strana nel 2005 vado a Tunisi per un convegno e ho l'incredibile opportunità, tramite una ricostruzione che mi direbbe appena Umberto Eco, perché è quasi un romanzo, di ritrovare la tomba di Preti. E io colgo l'occasione per donare ai nostri relatori, l'ho già fatto col segretario della Casa Cultura, il professor Pappi, copia di un volumetto italo-tunisino nato proprio in occasione del ritrovamento della tomba di Giulio Preti, appena uscito. Grazie. Grazie Fabio. Grazie Fabio Pappi. Devo dire che resta poco da dire dopo le relazioni che sono state fatte, tutte molto, molto belle, molto approfondite. E poi devo riconoscere una cosa, che questo libro, nel suo insieme, è nettamente al di sopra delle mie capacità interpretative e cognitive. È un libro molto complesso, per una parte matematica è molto rilevante. E io sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Giulio prima, che la matematica è stata uno strumento di liberazione dell'intelligenza, c'è stato un modo di struttura dell'intelligenza che ha liberato dalla contaminazione tra metafisica ed empiria. Si sente male, lontano dal microfono, un pochettino più lontano. Adesso facciamo la prova. Si sente meglio? Si sente meglio. Bene. Allora andiamo avanti. Dicevo che la matematica è un elemento di liberazione dell'intelligenza. Un'intelligenza come quella aristotelica, che cosa faceva? E creava una contaminazione tra categorie di natura metafisica e empiria. A questo modo l'empiria diventava essenziale e la conoscenza diventava metafisica. L'intervento della matematica ha rotto questo millenario modello e ha introdotto, lo si vede bene in Galileo, si vede bene in Cartesio, ha introdotto un nuovo linguaggio capace di dare un tessuto di intelligibilità del mondo che rappresentava la libertà dell'intelligenza. Ora, Petito è su questa grande strada, questa è la strada che ha alle spalle. E leggendo poi il titolo di questo libro, per un nuovo illuminismo, la parola illuminismo grosso modo tutti sanno che cosa vuol dire e qual è il tessuto storico dell'illuminismo, ma la parola interessante è l'aggettivo, nuovo. Nuovo vuol dire un illuminismo che deve essere e può essere giocato nella situazione contemporanea. Quindi, dove si gioca la dimensione illuministica? Ma direi ormai nelle frange estreme di una filosofia che per un trentennio, in una maniera quasi carnevalesca, ricchissima, anche intelligente, colta, raffinata, ha celebrato le proprie esequie. Qui invece noi ci troviamo di fronte a un tentativo forte di restaurare una dimensione filosofica come dimensione razionale. Ora, intendiamoci bene che la ragione, a mio modo di vedere, è sempre una ragione analitica. La ragione non dà
se non in casi di conoscenza oggettiva, precisa e rigorosa. La religione non deve dare delle formule definitive, la ragione è una modalità analitica della conoscenza, per cui un dato viene messo in un sistema di relazioni, in un sistema di relazioni che sono sistemi di relazioni che costituisce, usiamo una parola difficile, la sua ontologia regionale. Fuori dalla sua ontologia regionale un fatto resta poco comprensibile, anzi non solo poco comprensibile, ma addirittura in una forma dogmatica. Per cui la razionalità va veramente intesa in linea di principio proprio come capacità analitica di spiegazione. E sono perfettamente d'accordo con gli amici che hanno detto che la conoscenza aumenta l'area della libertà. Aumenta l'area della libertà, e questo lo si vede giorno per giorno. Noi in apparenza viviamo in una società della conoscenza, e contrariamente a quello che si dice sui giornali e altrove, noi viviamo in una società della ideologia diffusa, della immaginazione codificata, non della conoscenza. Viviamo neanche un po' nella dimensione della conoscenza. Dal punto di vista economico, devo dire, io ho sentito dire quasi solo delle stupidaggini riguardo alla grave crisi che sta attraversando il mondo contemporaneo. Venendo al libro, io ho trovato molto positiva la completa rivalutazione della dimensione trascendentale che c'è in questo libro. Ora, le critiche alla dimensione trascendentale vengono da molte parti, vengono dalle filosofie del linguaggio, vengono dalle filosofie vitaliste, vengono dalle filosofie dell'inconscio, sono tutte filosofie che hanno criticato la dimensione trascendentale come dimensione vuota. Certamente se si pensa che il trascendentale sia una cosa, queste critiche sono corrette, ma sono anche fuori posto, perché il trascendentale non è nient'altro che un modo, la modalità per riuscire a pensare l'autonomia della dimensione teorica. Ora, la dimensione teorica ha una sua finalità conoscitiva. Certamente la dimensione teorica è in relazione con una quantità di altri elementi che la rendono possibile. Possiamo pensare, per esempio, che la ricerca scientifica, come sappiamo, nell'epoca contemporanea non è un'impresa da maghi, e non è neanche un'impresa da scienziati isolati, ma è una impresa sociale, perché quindi richiede dei finanziamenti e richiede dei fondi, e quindi c'è un legame tra la conoscenza e la finanza, e tra la finanza e la politica, tra la politica e le scienze sociali, eccetera. Tutto questo è assolutamente vero, ma l'elemento teorico del conoscere, la conoscenza in quanto struttura autonoma, in quanto finalità conoscitiva, autofinalizzazione del conoscere, può essere pensata solo nella sua dimensione trascendentale. Naturalmente la dimensione trascendentale, detto così, è una normalità che però si trasforma perché si trasformano le teorie che mantengono una trascendentalità rispetto all'esperienza. Se poi dovessi dire dal punto di vista storico questo legame tra la riflessione di Benedetto e la nostra storia culturale, è persino un poco commovente, dico la verità, vedere come uno studioso francese che viene da Tom, che viene da una grandissima epistemologia e matematica francese, sia approdato nello spazio in cui noi siamo cresciuti. Ecco, questo in realtà ha creato una parentela un poco strana, un poco curiosa. Come si può pensare
per esempio, senza ritenere che la conoscenza abbia una sua autonomia. Qualsiasi cosa succeda, una conoscenza ha la dimensione della sua finalità interiore. Cioè, è una conoscenza, resta una conoscenza. Possiamo addirittura pensare che ci possa essere un complotto violento per negare la vita, l'attività di coloro che conoscono, cioè gli scienziati, gli operatori della conoscenza. Ebbene, la conoscenza, in quanto sistema di posizioni che parlano correttamente su certi aspetti del reale, non potrà essere uccisa. Questa è la dimensione trascendentale, della conoscenza. Quindi c'è un kantismo teoretico che mette in relazione l'impetitore, la grande tradizione dell'epistemologia francese, con la nostra epistemologia. Io ho trovato nel libro ottima anche la valutazione della filosofia di Simondon, che da noi è poco nota. Io dirò in due parole. Siccome è poco nota, è inutile fare dei discorsi troppo astratti. Diciamo questo, che tutti noi siamo capaci di accendere la luce. Cosa vuol dire essere capaci di accendere la luce? Vuol dire che ciascuno di noi ha acquisito, da per proprio, un elemento di tecnicità, un elemento storico del patrimonio tecnico. C'è un patrimonio tecnico dell'umanità che ciascuno di noi ha incorporato e che costituisce la realtà intellettuale, psicologica e sociale della nostra identità. Quindi la scienza e la tecnica non sono soltanto là, cioè nel luogo dove vengono prodotte, dove costituiscono mezzi che poi diventano elementi non solo della conoscenza ma della produzione economica, non sono soltanto questo. Gli elementi tecnici sono elementi che sono stati incorporati dalla nostra stessa modalità di esistenza. Quindi esiste, senza che noi lo sappiamo, una comunità tecnica che funziona abitualmente. Se noi vogliamo capire l'importanza di questa proposizione, basterebbe pensare di decostruire la nostra natura tecnica, cioè immaginarci senza il patrimonio tecnologico che abbiamo sempre incorporato. Bene, si può fare un esperimento mentale di questo genere. Viene fuori un altro uomo, viene fuori un uomo che noi non siamo, viene fuori l'abisso della nostra storia, la lontananza della nostra storia. Questo viene fuori. E in questo senso la rivalutazione di Simondon mi pare molto importante, perché vedete, anch'io faccio delle riserve sul sapere tecnico quando questo sapere tecnico non è controllato in una maniera approfondita, anche questa in una forma razionale, perché esiste una dimensione per cui c'è tecnica e razionalità e i due elementi interagiscono l'uno sull'altro. Né esiste una razionalità che non sa, che non possa mettersi in forma tecnica, e non esiste neanche nessuna tecnica che non abbia incorporato modalità razionali. Ma questo non vuol dire che ogni forma tecnica esaurisce la possibilità di razionalità, perché esiste una razionalità analitica che può interrogare la forma tecnica. Quindi razionalità e tecnica sono due volumi che sono sempre in relazione. E l'uso della ragione, questo uso, questa capacità di continuare ad analizzare, a far nascere nuovi elementi di conoscenza, anche su quella conoscenza che ha costituito la nostra stessa libertà di azione. L'individualismo. E io sono d'accordo con Giulio quando dice che non ci deve essere nessuno che decide su come darlo. È possibile, forse, lui, Giulio ed io
possiamo morire. E addirittura non so l'idea che ci sia qualcuno che si mette in mente di legiferare sul modo in cui noi possiamo scegliere il nostro abbandono della vita. Questo è la libertà dell'individuo fondamentale, perché, vedete, la libertà dell'individuo è una libertà che si costituisce su una serie di piani. Non è sempre la stessa. Giulio ha detto, io uso la parola libertario e so che ha degli aspetti di ambiguità. Ha degli aspetti di ambiguità, ma su alcuni punti, su che cosa fare della mia vita, su come decidere la mia morte, su quali libri leggere, su quali viaggi intraprendere, su quali conoscenze, quali conoscenze approfondire per avere una visione più chiara della vita, della morte, del passaggio della vita alla morte, su questo l'individuo ha piena libertà. Ecco, su un punto invece io temo di non essere d'accordo con Petito. Quando Petito prende l'individualismo di von Hayek e lo fa diventare l'elemento per cui da una parte ci sarebbe l'individualismo economico e dall'altra parte ci sarebbe una pianificazione economica centralizzata. Ora, questa non è una situazione contemporanea, questo lo devo dire con grande franchezza, questa è una situazione che è accaduta storicamente, ma non è una situazione contemporanea. Oggi, quando noi parliamo di mercato, dobbiamo tenere presente una serie di condizioni. Oggi il mercato non è l'iniziativa dell'individuo soltanto, sono le modalità del lavoro, sono le tecnologie relative al lavoro, sono le dislocazioni produttive, sono gli usi energetici, i criteri dello scambio a livello internazionale, le politiche finanziarie. Il mercato non è soltanto immaginabile nella figura di un personaggio che, come diceva giustamente Giulio e Dio stesso ripetevo, decide della propria vita e della propria morte, non può, non ha la forza di decidere sul mercato. È nel mercato. Il mercato non è né bello né brutto. Il mercato è la condizione storica in cui noi siamo capitati, che nessuno può eliminare se non con un atto stravolgente della ragione, e in cui tutti noi siamo. Allora anche il mercato merita di essere esaminato secondo razionalità. E secondo razionalità vuol dire toglierlo dalla dicotomia in cui mio caro amico l'ha collocata, questa dicotomia per cui c'è l'individualismo e il collettivismo astratto, quello che pensa di poter regolare tutto dall'alto, prima l'industria pesante, poi l'industria leggera, poi i consumi pubblici, poi i consumi privati, poi l'istruzione. No, tutto questo è un sogno che si è dimostrato anche abbastanza delirante. Ma d'altra parte noi proprio razionalmente dobbiamo prendere in esame quelle che sono le condizioni del mercato. E oggi in maniera particolare, e qui chiudo, se no mi verrebbe il gusto di parlarne, e non c'entra niente con la nostra serata. Oggi siamo andati a finire in una situazione di crisi enorme che richiederebbe proprio una analitica razionale per essere compresa e anche per contingere. Prima di tutto vorrei ringraziare la Casa della Cultura con la grande figura tutelare di Antonio Bauman, il professor Fulvio Papi e Umberto che mi ha accolto nella sua collezione, e vorrei anche ringraziare l'edizione Bompiani e il loro direttore.
Mario Andreozzi. Sarebbe per me un momento molto emozionante di ritrovarmi con tre grandi amici che hanno giocato un ruolo fondamentale nella mia via scientifica. Umberto lo conosco da tanto, ho anche scritto l'essenziale della mia tesi, della mia libera docenza, come si diceva all'epoca, a Bologna, a Danz di Bologna nel 81, dove mi avevi invitati. Anche Giulio lo conosco dagli anni 70 con l'avventura dell'enciclopedia in Audi, i grandi seminari di Roletto e Fabio dal famoso convegno parisino del 1994 che mi ha fatto conoscere l'epistemologia italiana. Dunque per me un grande momento. Allora l'impostazione del libro, come si è detto, è un'impostazione di tipo razionalismo critico, dunque è della filosofia e della scienza, ma con delle aperture verso i problemi della cultura, della politica, i problemi della civiltà e nel senso di civile e di civilizzato. Allora, razionalismo vuol dire essenzialmente che la conoscenza è un valore, non solo un valore teoretico e sperimentale, ma anche un valore etico, culturale e civile di prima importanza. Critico vuol dire che la conoscenza può pretendere a essere questa valore particolarmente importante, unicamente se resta nelle limite, come diceva Kant, della conoscenza possibile. Dunque dietro il razionalismo critico c'è sempre una tesi sulla finitudine dell'intelletto, delle capacità cognitive umane, la finitudine del Dasein, come diceva Heidegger. C'è una limitazione e anche, come diceva Kant, un'autolimitazione della ragione. Allora, cosa vuol dire autolimitazione? Vuol dire che la finitudine è costitutiva della metodologia scientifica. Quando un grande filosofo come Popper dice gli enunciati scientifici devono essere possibilmente falsificati, devono essere falsificabili, si dice così, falsificabile, questo vincolo metodologico è un vincolo che rileva della finitudine dell'intelletto. Quando si parla di restrizione ai fenomeni e che si dice la conoscenza può parlare solo di quello che è dato fenomenalmente, come dicono i fisici dalla meccanica quantistica in poi, alle osservabili, si può solo fare la teoria delle osservabili, anche questo è un vincolo di tipo finitudine, non si può parlare della realtà ontologica in sé. E per me c'è un'attualità della filosofia trascendentale di questa impostazione e questa attualità che è designata, come l'ha detto Fulvio Pacchi, da termini nuovo nel titolo. Credo all'attualità di questa concezione del razionalismo. Ma il razionalismo nella tradizione kantiana è più di questo, perché dice che se la conoscenza rimane nelle sue limite, ma progredisce storicamente fino alle sue esaurire tutte le sue possibilità, è fondamentalmente emancipatrice. È una dimensione radicalmente emancipatrice dell'umanità. E è lì che la conoscenza scientifica si intreccia con la libertà e le fini dell'uomo,
Fabio ha ricordato le grandi questioni kantiane: che cosa è l'uomo, che cosa posso sapere, che cosa devo fare, che cosa mi è permesso di sperare. Queste sono le fini dell'uomo. Il sapere teoretico e la conoscenza nelle sue limite, quello che devo fare è tutta l'etica, e cosa posso sperare è tutta la dimensione escatologica della speranza e dell'emancipazione. E dunque c'è questo legame fra le modalità del potere sapere, del dovere fare e del quale che è possibile di sperare. E se si stacca, se si autonomizza queste tre dimensioni, immediatamente si ricade in tesi sull'incondizionalità, l'incondizionato della ragione, e immediatamente si ritrova qualcosa di religioso. Tesi sull'eteronomia, che il soggetto deve essere sottomesso a un'eteronomia, eccetera, eccetera. Allora, perché parlare di razionalismo oggi? Perché la cultura è essenzialmente antiscientifica. Là, vorrei ritornare su alcune questioni di Umberto, sul trascendentalismo. Per me l'essenziale del trascendentalismo è che prima dice si può avere una conoscenza solo della fenomenalità, non si può conoscere, perché l'intelletto umano è finito, la realtà in sé. Ma la scienza non è per questo un fenomenismo. La scienza ha dei contenuti oggettivi e dice qualcosa sulla realtà. Questo è chiaro, dice qualcosa sulla realtà. Ma questa oggettività non è ontologica nel senso classico, non è una realtà indipendente, è una costruzione che parte dai fenomeni. E questa costruzione è concettuale, matematica, algoritmica, computazionale, abbiamo tutti imparato Newton a scuola e vediamo tutti i giorni che risolvendo delle equazioni si può fare molte cose sull'astronomia, sulla climatologia, eccetera, eccetera. Dunque, in Kant, il trascendentalismo, nella sua relazione alle scienze, cerca a tematizzare filosoficamente il momento newtoniano, questa idea, cioè, galileano poi newtoniano, che si può ricostruire matematicamente la fenomenalità, e come è solo la fenomenalità non c'è niente di troppo orgoglioso là dentro, perché non si ricostruisce la realtà in sé, si ricostruisce un'oggettività basata sulla fenomenalità. Ma ci sono altre dimensioni di costituzione in questo senso. Per esempio, una parte immensa dell'opera di Husserl viene dalla scoperta da Husserl che la percezione è qualcosa di costituito partendo dalla sensorialità immediata, i segnali che entrano a livello della retina, e che vedere degli oggetti in un spazio tridimensionale è una fantastica ricostruzione partendo dai dati sensoriali. I dati sensoriali è come un'immagine sullo schermo di un computer, che è una grande matrice di pixel, così, livelli di grigio, livelli di colori, ma questo non è questa sala con degli oggetti, dei muri, eccetera. Dunque, quello che vediamo è una fantastica ricostruzione, e quello che fanno le scienze cognitive della visione oggi è molto molto vicino di quello che diceva Husserl e Merleau-Ponty nella fenomenologia della percezione. È tipicamente una costituzione. Qualcuno come René Thom ha costituito un'oggettività della quale si parlava da tempo,
Leibniz ne parlava, prima di Leibniz Aristotele, poi dopo Leibniz della gente come Goethe, cioè molti grandi filosofi si sono posto la questione delle forme della natura. Che cosa sono queste forme che si vedono dappertutto? E fino a grandi scienziati come Rodeton non si sapeva dare una ricostruzione scientifica di queste forme. Dunque si faceva della metafisica con il vitalismo, eccetera, eccetera. Allora, ci sono aspetti tecnici nel libro sulla fisica e sulla matematica, non dirò molte cose sulla fisica, sottolineo spesso, in parecchi capitoli, il fatto che la fisica moderna ha ritrovato il filone trascendentale quando ha detto che la teoria fisica poteva solo parlare di osservabili fenomenali. Questo è l'origine della meccanica quantistica. E i filosofi della meccanica quantistica parlano di oggettività debole, per parlare di questo, che non è un'oggettività che è uguale a una realtà indipendente, ma che dipende degli apparecchi di misura, eccetera, eccetera. Infatti l'oggettività debole dei fisici moderni è esattamente l'oggettività non ontologica che è emersa con Kant. E non so se per esempio qualcuno come Bernard Espagnat è noto in Italia, un grande filosofo della meccanica quantistica, è d'accordo sul fatto che c'è uno spirito trascendentalista nella meccanica quantistica, e con dei colleghi veniamo di pubblicare da Springer un grande libro che si chiama Constituting Objectivity, su questo problema. Sulla matematica, allora, mi scuso per Umberto e per Giulio, non conosco sufficientemente Spinoza per dire qualcosa di elaborato su il spinozismo. Ma voglio riprendere questo punto essenziale della relazione fra matematica e libertà. Questo è assolutamente essenziale. E libertà perché si permette di ricostruire il modo nel quale la natura si dà a noi. E questo è un processo indefinitamente aperto, che può progredire all'infinito. E ripeto che non c'è niente di orgoglioso là dentro, perché non si dice che si ricostruisce la realtà con una grande R. Allora, ci sono aspetti un po' tecnici sul continuo, perché è uno dei grandi problemi della matematica avere una buona teoria del continuo, un vecchio problema, pensate a Leibniz, tutti i problemi del calcolo infinitesimale. Voglio ricordare qui il magnifico studio di Giulio nel Spettro in Libertino su questo problema, l'analisi non standard di Robinson, l'interpretazione moderna di Nirgendreich, che è un contemporaneo di Leibniz che aveva un'altra concezione dell'infinitesimale, e rispondo a Umberto sul problema dell'oggettività formale della matematica. Per me la matematica è più che il suo linguaggio. Ci sono degli oggetti matematici, veramente degli oggetti, che sono dei correlati di processi di costruzione di oggetti, ma questi oggetti non hanno nessuna realtà indipendente. Dunque non è un platonismo nel senso classico del termine, che dice le entità matematiche esistono in quello che Popper chiamava un terzo mondo, che è un mondo di idealità. No, questo platonismo non è sostenibile. Ma
si può benissimo sviluppare una teoria dell'oggettività delle strutture matematiche, con tutti i criteri dell'oggettività. Per esempio, qualcuno come Wittgenstein è molto vicino di una concezione costitutiva delle strutture matematiche, e lui stesso diceva, infatti la mia concezione è piuttosto trascendentalista, ma non lo dico perché non voglio avere conflitti con i miei colleghi del circolo di Vienna. E poi c'è un altro grande filosofo della matematica, che è Albert Lotman, non ne parlo più. Allora, arrivo dopo queste scienze fisiche e matematiche alle scienze umane, e lì, come diceva Giulio, è un aspetto importante del libro, perché c'è un'attualità scientifica che chiamo l'attualità della naturalizzazione delle scienze umane. Penso che la separazione alla dittaglia fra scienze della natura e scienze della cultura, come scienze essenzialmente dell'interpretazione, non è valida oggi. Se si prende per esempio le scienze cognitive e ancora più precisamente le neuroscienze cognitive, c'è una naturalizzazione massiccia che solleva enormi problemi metodologici e epistemologici, ma c'è una naturalizzazione massiccia di fenomeni che erano considerati come un po' estranei alle scienze della natura. C'è anche problemi di naturalizzazione delle strutture sociali, con molti modelli matematici sull'intelligenza cognitiva, sulla teoria dei giochi evoluzionisti, cioè c'è tutto un progresso di laboratorio, di ricerca, che spinge verso una naturalizzazione del senso, e dunque c'è un dibattito attuale che è un po' come il vecchio dibattito nel periodo di Galileo, che è un po' come il dibattito nel periodo di Darwin, dove c'è questo conflitto fra un progresso scientifico naturalizzante e delle concezioni molto più, fra virgolette, metafisiche dell'oggetto in considerazione. E arrivo dunque, per concludere, al razionalismo critico italiano. È vero che questo libro ha come originalità di essere scritto da un francese, direttamente come un libro italiano. Non c'è una versione francese, no? L'amico Fabio ha tradotto il mio francese, ma è un libro originale. Allora, perché questo interesse? Fabio mi ha fatto scoprire, con Ludovico Simona, mi permette di dare una buonasera a Giselle, mi ha fatto scoprire, dunque, Ludovico Simona, che è diventato un maestro per me, un buonissimo amico. Con Giulio abbiamo organizzato un grande convegno a Parigi, il dottor Ludovico, e poi Preti, Banfi, enfin, tutta questa tradizione. Allora, quello che mi ha stupito in questi grandi filosofi è la cosa seguente. Gemona è stato l'introduttore del circolo di Vienna in Italia. Schmidt lo considerava come uno dei migliori presentatori del circolo di Vienna. Preti conosceva benissimo anche lui il circolo di Vienna. Ha fatto molti studi su Carnap, per esempio, nei suoi saggi filosofici. Dunque, conoscevano benissimo queste tradizioni del positivismo logico. Ma prima erano molto attenti a altre grandi tradizioni filosofiche: la fenomenologia di Husserl, il pragmaticismo americano di tipo Peirce, Dewey, neokantismo di tipo Cassirer, Natorpes. Non consideravano che l'empirismo logico doveva far fuori queste grandi tradizioni. E poi, secondo punto per me essenziale, c'era un'enorme sensibilità all'istoricità, e penso che c'è lì una singolarità culturale dell'Italia che in questo periodo
era assolutamente unica nel mondo. Non c'è equivalente. E si sa benissimo che per il Circolo di Vienna la storia era, come dire, il problema insolubile. Perché come si può pensare una verità che è una verità nel senso più forte del termine e che è evolutiva? C'è una specie di antinomia tra istoricità e verità. E trovo che questi grandi filosofi italiani sono i precursori di quello che adesso si chiama l'epistemologia evoluzionista e che hanno introdotto una storicizzazione della prospettiva trascendentale. È chiaro in Giulio Preti che diceva, ho notato là una... parlava dell'unità delle scienze nel senso di Carnap, la logica delle teorie che dà l'unità delle scienze, e diceva l'articolo del 65, c'è questa pluralità e questa unità di linguaggio delle scienze e il problema fondamentale è, cito, quello della dinamica storica della scienza nella sua unità formale. Si deve trovare nell'unità formale delle scienze il motore della storicità. E questo è un problema incredibilmente difficile. E sono d'accordo con Umberto, ci vuole una buona teoria dell'evoluzionista del trascendentale. E questo risale a Banfi, che per me è un grande filosofo, anche se un po' difficile da leggere, e come Fulvio Papi l'ha ricordato, il problema dell'oggettività e della costituzione dell'oggettività per Banfi come per Cassirer è che c'è un'autonomia e un'universalità della teoreticità con la sua finalità cognitiva. Questa che permette di mettere insieme costituzione, verità da un lato e storicità dall'altro. E concludo con un ultimo punto rispondendo a Giulio sul liberalismo. Sono liberale per, e anche a Fulvio Papi, sono liberale per ragioni teoriche, è vero che amo molto Friedrich Hayek. Sono d'accordo con quello che si chiama l'individualismo metodologico, che cerca a ricostruire le strutture collettive come interazioni complesse fra individui elementari, unità elementari. E per me il liberalismo, dalla sua nascita, è una teoria della complessità delle società moderne e dell'auto-organizzazione delle società moderne. E il conflitto con il statalismo è molto facile da capire se si fa un parallelo con l'ecologia. L'ecologia dice che un sistema ecologico si regola da sé e se si vuole troppo mettere, come dire, di pianificazione, gli equilibri sono talmente complessi che si rompono. Questa è una tesi ecologica fondamentale. Bene. E il liberalismo dice un po' la stessa cosa su l'economia. Ma è vero che il liberalismo... Allora, ci sarà un grosso libro sul liberalismo che ho fatto con il mio amico Philippe Nemo, che è stato tradotto dal gruppo della Luis di Roma, dal gruppo di Dario Antiseri, che deve uscire da Rubettino prima di Natale, penso. E per me Gobetti ha particolarmente ben capito questo aspetto fondamentalmente positivo del liberalismo e ha messo insieme il liberalismo economico, che Croce chiamava liberismo, il liberalismo politico e il libertarianismo, della quale parlava Giulio. Per me Gobetti è un genio assoluto e trovo che l'Italia ha una grande chance di avere Gobetti e oggi leggete Gobetti, leggete la rivoluzione liberale. E la grande equazione sarà una risposta a Giulio,
è, citazione, lo spirito della democrazia protestante è identico con la morale liberistica del capitalismo e con la passione libertaria delle masse. Dunque, è la tesi di Weber, sul liberalismo economico e la democrazia, e aggiunge la passione libertaria. E per questo che c'è questo ossimorone nel titolo, rivoluzione liberale. Si sa che Gobetti era antimarxista, ma era molto favorevole a Georges Sorel, che è un rivoluzionario radicale. Dunque, concludo su questa bella citazione di Gobetti e ringrazio ancora molto la Casa della Cultura, il direttore, il Papi e gli amici qui che mi hanno fatto vivere un momento particolarmente intenso. Grazie a tutti voi per l'ospitalità.